Avrebbe compiuto 150 anni quest'anno Enrico Caruso e Napoli rende omaggio al più grande tenore di tutti i tempi, partenopeo di origini, dedicandogli il primo museo nazionale all'interno di Palazzo Reale. Uno spazio espositivo nella monumentale Sala Dorica, inaugurato oggi alla presenza del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ed aperto al pubblico da domani, accoglie non soltanto una vasta raccolta di cimeli, ma spazi con animazioni in 3D e piattaforme multimediali, installazioni musicali e cinematografiche, per un'esperienza immersiva adatta a un pubblico di ogni età. Uno dei più importanti tenori di tutti i tempi, Napoli gli rende omaggio, è la sua città, lui è nato nel quartiere di San Carlo all'Arena, credo che sia un atto doveroso dedicargli un museo. Caruso è una grandissima personalità, una delle migliori, delle più grandi espressioni della musica a Napoli e nel mondo, quindi è un museo che ha una grande capacità di attrazione, oltre che di celebrazione di questa grande personalità, quindi un ulteriore tassello per questa offerta internazionale della città. Noi ci aspettiamo un grande successo nell'ambito anche di questo rilancio di tutto il quadrante che va da Piazza Prebiscito al Molosiglio, all'area del Molo San Vincenzo. L'allestimento è realizzato con il contributo fondamentale di Luciano Pituello, che con l'associazione Museo Enrico Caruso, Centro Studi Carusiani, ha trascorso una vita a collezionare pezzi rari ed incisioni ed ha scelto di donarne buona parte al museo. È un museo che propone una narrazione adeguata, così come devono essere i nostri musei oggi, una narrazione che raggiunge tutti i pubblici, non solo specialisti, non solo melomani, non solo esperti di musica o di musicologia. E poi una cosa che vorrei sottolineare è quella, è la capacità di aver tessuto reti istituzionali fra varie istituzioni pubbliche con privati. In esposizione costumi, dischi, grammofoni d'epoca, spartiti originali, consegne autografi e materiali straordinari appartenuti al tenore, grazie alla collaborazione con il Museo Caruso di Villa Bellosguardo nel comune di Lastra Assigna, che fu residenza italiana dell'artista.